Come potete immaginare, siamo qui nel museo dell'azienda Lamborghini. È un'azienda che io ho seguito da 9 anni come formatore, in quale il format assolutamente non è stato trasferimento di informazioni. Perché parliamoci chiaro che quello si può fare attraverso internet oggi, è piuttosto ripensare la potenza della formazione come format di forte engagement di nostre risorse, di forte ascolto di nostre risorse, e se vogliamo veramente cambiare comportamento, una nuova forma di formazione è un luogo e un cornice assolutamente ideale. Approfitterei proprio questa posizione dietro questa macchina di portare la vostra attenzione ancora di più, e so che siete già lanciati su questo discorso, di nuovi materiali. Perché va bene acciaio, ma si sa adesso attraverso additive manufacturing che la gamma di quelle che riusciamo a immaginare e inventare è gigante. Quindi uno degli oggetti che bisogna avvicinare attraverso la formazione non sono i processi, a quale abbiamo dedicato moltissimo, ma esattamente che cosa stiamo utilizzando. Nuovi materiali. Come voi sapete, ISFOR 2000 a Brescia ha lanciato un totale nuovo capitolato, addirittura sotto una nuova direzione, e questo dobbiamo aspettare molto. Uno, un faculty molto rivisitato, molto rafforzato, molto filtrato per qualità. È una cosa molto bella messa insieme con una regia comprensibile. Ogni tanto vado nel bar ristoro sopra, nella scuola a ISFOR 2000, e se voi andate lì ci sono i foto attorno di chi? Dei fondatori. I fondatori, che se uno guarda le date, siamo negli anni 80. Gli anni 80 in Nord Italia, pieni di entusiasmo, pieni di ottimismo. Questi fondatori, si vede negli occhi, avevano un'idea di creare una grande scuola, l'investimento in una bellissima struttura, fra l'altro molto funzionale e dal punto di vista docente è eccellente da utilizzare. Poi è arrivato la crisi, 2008-2009, ci sono freni, difficoltà, la formazione, eccetera. Quindi ovviamente adesso abbiamo certe parti di Nord Italia dove abbiamo una crescita di 1%, 2%, qualche volta in certi settori 3%, qualche volta di più. E quindi cominciamo a riprendere questo sogno reinterpretato, indirizzi diversi, ma il mio consiglio è che andiamo a recuperare quell'ottimismo, quel previsione, quel lumigiranza, quel forza di trattorismo che abbiamo visto negli anni 80 spingendo le nostre imprese di continuare a conquistare i mercati mondiali, come in questa zona si sa fare benissimo a Brescia. Ho una grande fortuna di girare tante imprese, e vedo tante imprese uscendo sui mercati, ma un filo conduttore di successo, sapete meglio di me, è quando un'azienda riesce ad andare oltre il 90% del suo mercato all'estero. Come si può sognare di avere 45, 50, 60 filiali spappagliati in giro della pianeta? Ho in mente un particolare azienda che andrei a classificare come una specie di semi tascabili multinazionali, partendo dall'Italia, ramificandosi in giro per la pianeta. Ma voi sapete meglio di me che questa cosa non può accadere a caso, ci vuole molto preparazione di tantissime figure all'interno dell'azienda. Improvvisazione come fosse 20, 30, 40 anni fa, no. Le normative, il regolamento del mercato, previsioni del mercato, lingue stesse, articolazione dei prodotti per particolari mercati, tutte competenze acquisibili all'interno di una nuova gamma di corsi in arrivo di ISFOR 2000. E vi consiglierei caldamente.